Ci troviamo nella struttura, nel canile sanitario di Castellalto, dove da 3 giorni è rinchiuso Biancone, la mascotte di tutti i teramani. Dottor Antonini, in che condizioni è Biancone? Innanzitutto vorrei dire che non è rinchiuso, ma è solo ricoverato. Ricoverato non per volontà del veterinario, ma esiste un regolamento di polizia veterinaria e noi non possiamo fare altro che eseguire quello che l'articolo 86 del regolamento di polizia veterinaria ci impone. Cioè il cane deve essere messo per 10 giorni in osservazione ai fini della profilassi antirabica, appunto. Quindi il cane è ricoverato qui. Lo avete visto, sta benissimo, è tranquillo, viene alimentato in maniera correttissima, acqua sia continua che mettiamo anche la ciotola, se il cane non è abituato a bere nell'abbeveratoio, diciamo, automatico che dà acqua potabile continua, quindi più di questo, poi ripeto, l'avete visto. In ottime condizioni, in una struttura nuova che ospita attualmente quanti cani? Penso una trentina di cani, perché come sapete nel canile sanitario il cane resta per poco tempo, c'è cioè giusto il tempo di identificarlo, sterilizzarlo, vaccinarlo, poi lo ridiamo a chi ce l'ha fatto prendere, ce lo ridiamo al comune. Il 20, di settembre Biancone potrà essere, di nuovo liberato. E qui che cosa accadrà? Lei si è sentito con il sindaco Brucchi? Sì, ho sentito sia il sindaco, l'assessore, ma anche qui noi andiamo secondo il regolamento, cioè il 20 ci sarà l'ultimo controllo, anzi il 19 ad essere precisi. Sicuramente il cane starà bene perché lo vediamo già, non avrà la rabbia. Quindi verrà fatta una risposta al servizio medico dove diciamo che non ha avuto sintomi clinici riferibili alla rabbia, così come ci impone il regolamento. E il cane ho già comunicato al sindaco che verrà ricoverato nella struttura con la quale lui, cioè il comune di Teramo, il sindaco, è convenzionato, cioè il canile rifugio basilo albergo per cani. Castellalto, come mai è venuto a fare visita a Biancone? Per trovare l'amico Bianco. E che cosa gli abbiamo portato? I biscotti, non le arance, i biscotti. Ma quanto le manca a Biancone? Biancone dovrebbe stare in base alla legge 10 giorni, non 15, Sì, come si parla di tra il 19 e il 20 sarà di nuovo in c'è libertà. un comunicato stampa del dottor Striglioni,
che ha dovuto prendere questo provvedimento a causa di un referto medico, pare che risulti che Biancone, risulti dal referto, ma è tutto da verificare, abbia morso questa bambina. Secondo me no, c'è stata una reazione, forse qualche graffio, come spesso accade anche in famiglia per gli animali di casa. Io capisco quanti sono affezionati a Biancone, quanti lo accarezzano quotidianamente in una piazza, però non posso dimenticare quante persone hanno paura di Biancone, quante persone ci scrivono che Biancone dà problemi sul territorio e per ultimo la denuncia, la comunicazione denuncia di lesione fatta dal pronto soccorso che è arrivata sul mio tavolo, arrivata la comunicazione io purtroppo devo agire come da regolamento. La bimba che è stata morsa, che referto ha riportato? Ma diciamo non faccio il medico, però l'ho letto. Ha riportato escoriazioni e sembra una escoriazione lacero-contusa alla gamba sinistra, penso. Allora, Biancone tornerà dovendo rispettare le leggi del nuovo decreto del governo Letta del 6 settembre con la museruola e con un guinzaglio massimo di 1,5 metri, perché purtroppo è un cane che ha dei precedenti per aver graffiato o morsicato, qualunque cosa abbia fatto, purtroppo, ma questo è una pregiudiziale. Quindi Biancone, se qualcuno dice che tornerà libero per strada, si sbaglia di grosso, perché la legge non lo permette, assolutamente. E io credo che la cosa migliore è che Biancone torni nel rispetto delle leggi, nell'interesse di Biancone e nell'interesse anche dei terramani. Ma per il veterinario il cane pericoloso deve essere non è un cane pericoloso, però cioè, ripeto, io mi devo mettere dalla parte dell'uno e dell'altro. Cioè, c'è anche chi ha paura. Purtroppo è stata detta una fesseria, cioè che la bambina era incustodita, ma non scherziamo, in una piazza dove è una piazza interdetta al traffico, che una bambina di 9 anni o una persona che ha paura del cane non può andare in giro, mi sembra un'esagerazione, mi sembra più che altro una forzatura. Non so se è possibile anche visitarlo, sono venuto così. Qui si può fare la visita 2 volte a settimana, il martedì e il giovedì ci hanno detto. Quindi dovremmo tornare martedì prossimo? Credo di sì. Adesso parliamo con qualcuno e vediamo se si può, visto che in Italia è tutto aleatorio e le norme normalmente non vengono quasi mai rispettate, almeno a fin di bene per trovare un amico. Da veterinario, secondo lei è giusto che Biancone viva in una piazza, a Piazza Martiri? Ma noi all'inizio, io ho scritto anche al sindaco, oramai Biancone è un'istituzione, ho un fascicolo nel mio ufficio. Noi lo catturammo su ordinanza del sindaco, lo prendemmo in un ufficio postale, lo abbiamo preso e giustamente non è che guardiamo in aria, noi li osserviamo i cani qui. Se all'inizio abbiamo dato l'assenso al sindaco di poterlo rimetterlo lì, perché veramente non ha dimostrato nessun sintomo di aggressività nel nostro canile, quindi lo abbiamo rimesso sul territorio. Però cosa succede? Il cane, come le persone, ha una certa, gioco di parole, personalità, ha un'indole. La persona buona può diventare cattiva, il cane può aver cambiato indole. Questo cane mi sembra che non abbia cambiato indole, però il cane cosa fa? Cambia indole contro la persona fissa. Cioè io vorrei spiegare che se questo cane abbaia una persona, 100 volte lo incontra, 101 volte abbaia e tenta di rincorrere quella persona. Io non sono un comportamentalista, consigliai al sindaco di chiamare un esperto comportamentalista che aveva la possibilità di giudicare quel cane in quel sito. Con noi è stato sempre buono, lo è tuttora, ma diciamo sul posto non lo so, con tutti è buono, però con qualcuno può non esserlo. Ma adesso c'è tutto un movimento spontaneo di sensibilizzazione verso questo amico e quindi... E c'è anche chi lo vuole già adottare? Sì, ma più che altro come provvedimento per farlo uscire prima della scadenza dei 10 giorni, perché è possibile questo in base alle leggi. Poi l'adozione, essendo Biancone, un cane non randaggio, un cane che ha scelto di vivere in strada, diciamo un clochard degli animali. Ma prima, dove erano tutti questi amanti di Biancone? Dove stavano coloro che oggi
fanno gli animalisti per forza, dimostrano tutto questo amore per i cani, perché non hanno pensato 6 mesi fa, 1 anno fa, 2 anni fa di adottare Biancone? Però io li prendo in parola, tutti coloro che vogliono adottare Biancone si possono recare al canile di Teramo, Biancone ha tanti sosia. Il proprietario di un cane ha l'obbligo di portare il suo cane al guinzaglio di 1,5 metri, museruola al seguito, da indossare in luoghi pubblici frequentati da pubblico, cioè da persone, mi sembra che sia una forzatura anche lasciare un cane che se ne dica incustodito. E il sindaco dovrebbe garantire la custodia dei propri cani sul suo territorio. Quindi stiamo di fronte a un problema risolvibile come? In maniera semplicissima. Ho sentito già diverse persone che vogliono adottare Biancone. Se qualcuno vuole adottare Biancone, io mi prendo la responsabilità indiretta, diciamo, mi sono assunto la responsabilità di consegnarlo anche lunedì mattina alle 8 con firme e requisiti della persona che va a prendere sto cane, cioè questo cane deve finire il suo periodo di osservazione. Può essere un provvedimento utile l'adozione, ben venga. Io ho una richiesta specifica, stamattina sono andato a consegnarla in comune, purtroppo il protocollo è chiuso, però già abbiamo informato il sindaco che c'è una famiglia che da sempre ha accudito Biancone e che è disponibile ad adottarlo, a custodirlo per il periodo anche della prigionia, diciamo, di dare i carceri domiciliari, in quanto hanno la disponibilità di uno spazio moltissimo, molto ampio, recintato a dovere, dove Biancone può stare in semilibertà frequentando persone amiche, perché poi c'è il rischio, secondo me, che tenendo per molto tempo questi animali rinchiusi in spazi di questo tipo possa creare le conseguenze che spesso cadono agli uomini, che per futili motivi, per regati di piccola entità, vengono messi in prigione e poi da lì incomincia la vera scuola delinquenziale e diventano poi delinquenti incalliti. E c'è il rischio che Biancone psicologicamente possa avere delle ripercussioni molto negative in questo senso. Al canile di Teramo ci sono tanti bianconi che aspettano sempre di essere adottati. Allora, grazie per questa domanda, perché io proprio dopo aver fatto la scelta di prendere Biancone come tutela giuridica, perché non significa che devo per forza tenerlo io, se qualcuno avrà i requisiti richiesti dalla legge posso anche decidere in futuro di darlo a un'altra famiglia. Quindi chi vuole adottare un cane si può rivolgere al canile, perché al canile ci sono tanti biancone che hanno bisogno di carezze e di biscottini. Quindi non facciamo che adesso, perché c'è Biancone, quindi è sulla cresta dell'onda, come si dice, tutti sono amanti dei cani. I cani sono degli esseri viventi. Io credo che la cosa migliore sia incentivare l'adozione, perché così non ci sono i randaggi e i cani stanno meglio. Perché io credo che un cane randaggio certamente ha delle grosse difficoltà di vita rispetto ad un cane che quando piove e nevica c'ha un tetto sulla testa. Cosa pensi? Sono 147 cani, la struttura del canile rifugio di Contrada Carapollo ne può contenere 200. Questo significa che grazie all'assessore Rudy Di Stefano, che tra l'altro riconosce un ruolo a Teramo Vivicità nell'impegno per il canile, perché siamo stati noi come associazione ad affiancare l'assessore ed a spronare perché il canile non diventasse più quello che era, perché questa amministrazione ha ereditato un canile che negli anni passati era un lager, si allagava e quant'altro. Adesso è un canile vivibile, certamente non sarà un hotel a 5 stelle, dobbiamo ancora lavorarci sopra, però non dimentichiamo che noi abbiamo all'interno del canile una volontaria che si chiama Rita Cipriani, che ha adottato 65 randaggi in 3 mesi.
25 cani, 25-26 cani, in 3 mesi sono stati adottati dal canile di Contrada Carapollo. Quindi abbiamo tra volontariato e canile quasi 100 cani adottati in 3 mesi. Dopodiché adesso si è creato l'ufficio tutela degli animali, dove c'è il responsabile, il vigile ecologico Vincenzo Calvarese. Quindi tutto quello che sta accadendo adesso mi sembra fuori luogo. Se poi qualcuno vuole andare a fare volontariato al canile, mettersi gli stivali e sporcarsi le mani, forse sarebbe più utile, perché animalisti da salotto siamo tutti quanti capaci. Mentre invece io ho visto gente che si sporca le mani come me, gente che si sporca le mani molto, ma molto più di me, e la cosa è ben diversa.